Eccoci, con l'aiuto delle slide vediamo i risultati di questa ricerca che è stata condotta tra il mese di settembre e il mese di ottobre su un campione di 1200 persone, campione rappresentativo per età, sesso, area geografica, titolo di studio della popolazione maggiorenne in Italia. Andiamo avanti perché abbiamo voluto misurare alcuni elementi che hanno molto a che fare con i temi di cui si parlerà questa sera. Intanto abbiamo provato a capire dove le persone dicono di cercare informazioni che riguardano la sostenibilità di un prodotto. Quello che ci ha colpito nel dato che stiamo vedendo è che prevale decisamente la confezione del prodotto stesso, cioè c'è quindi una ricerca di informazioni là dove si trova il prodotto, 58%, al secondo posto la voce più indicata sono le opinioni, le recensioni di altri consumatori, di altri utenti del prodotto. Sono a seguire, come vediamo, invece i canali, per così dire, più istituzionali delle imprese, come i canali social delle aziende, siti internet, report di sostenibilità. Andiamo avanti perché c'è un altro dato rilevante che abbiamo misurato, prossima slide, eccolo, che ha a che fare con la percezione di quanto le aziende dovrebbero comunicare il proprio impegno sulla sostenibilità, in più o in meno rispetto a quanto fanno già ora. Questo, devo dire, è un dato che ci colpisce perché ci aspettavamo fosse un risultato più equilibrato, meno netto. Invece dal nostro sondaggio emerge che per oltre il 60% degli intervistati occorra una maggiore attività di comunicazione, un maggiore impegno di comunicazione sulla sostenibilità, con, come vedete, il 24% che dice molto di più. Cioè c'è una richiesta forte di maggiore comunicazione sulla sostenibilità, sulle azioni di sostenibilità delle imprese, soltanto il 3% invece chiede un calo, una diminuzione dell'impegno comunicativo. Andiamo avanti, perché questo dato ha una sua distribuzione anagrafica e generazionale, come vediamo. Non tutte le generazioni hanno la stessa richiesta di comunicazione sulla sostenibilità. Noi misuriamo un certo scarto, un certo scalino, per così dire, tra i 55 anni e, diciamo, tra sotto i 55 anni e sopra i 55 anni, perché è vero che la percentuale complessiva è simile, ma come vedete cala sensibilmente quella che possiamo definire la fetta del diciamo più dell'impegno più forte, no? di chi richiede e auspica molta più comunicazione sulle iniziative di sostenibilità delle imprese. Quindi quello che si diceva anche poco fa, raccontava il professor Giovannini, no? su una differenza generazionale, si affaccia anche nei nostri dati in un certo senso. Proseguiamo perché un'altra cosa che abbiamo voluto misurare in questo sondaggio è il tipo di fonte del quale gli italiani si fidano quando si parla di sostenibilità. E qui è interessante perché c'è una netta concentrazione su scienziati e divulgatori scientifici. Quasi il 60% dei nostri intervistati indica scienziati e divulgatori scientifici come fonti più affidabili quando si parla di sostenibilità. A scendere le associazioni ambientaliste, anche qui si vede uno scarto generazionale. Le associazioni ambientaliste sono percepite come una voce credibile soprattutto sotto i 35 anni, quindi nella parte più giovane del nostro campione, mentre scende la rilevanza delle associazioni ambientaliste e la fiducia come fonte informativa al di sopra di quell'età. A scendere, come vedete, un'altra serie di realtà, tra cui le aziende, i giornalisti, e chiudono i politici e i partiti politici, che in questo scontano un deficit di credibilità, di fiducia, che non è l'unica ricerca, come sapete bene, a mostrare. Andiamo avanti perché abbiamo uno spaccato per età che ci dice qualcosa, appunto, su una certa differenza anche nelle fonti, nel senso che il dato totale l'abbiamo visto poco fa, ma scomponendo per età si vede come scienziati e divulgatori scientifici siano leggermente più indicati sopra i 55 anni, e soprattutto cala molto sopra i 54 anni, cala molto la fiducia attribuita alle associazioni ambientaliste
e diciamo a coloro che fanno attivismo per il clima. Questo è di nuovo uno dei tasselli di quel divario generazionale che abbiamo registrato. Andiamo ancora avanti, andiamo verso la conclusione, perché in un'iniziativa come questa dedicata alla comunicazione sulla sostenibilità, la comunicazione costruttiva sulla sostenibilità, era importante forse anche capire quali elementi, quali profili di messaggio stimolano la, l'acquisizione di comportamenti sostenibili. E qui lo vediamo in modo piuttosto evidente, prevale che cosa? Da un lato la esplicitazione dei benefici per le persone. Gli italiani sembrano dire: se le aziende che promuovono e adottano comportamenti sostenibili spiegano chiaramente i benefici per me, per le persone, c'è maggiore propensione a adottare quei comportamenti, 35%. A seguire 28%, una richiesta di trasversalità, di non politicizzazione, che è interessante credo come elemento che è emerso, e decisamente sotto abbiamo, diciamo, la richiesta di una comunicazione più rassicurante, nonché, indicato solo dal 4%, l'esempio di personaggi famosi, no? I famosi testimonial, che in questa scala di priorità, naturalmente nel percepito, perché questo misuriamo come U-trend nell'opinione pubblica, prevalgono insomma decisamente. Andiamo avanti, perché è importante vedere come sopra i 55 anni cresca la rilevanza, la centralità di una non politicizzazione dei messaggi di sostenibilità. Questo, devo dire, è un altro elemento che suggerisce una certa differenza tra come viene intesa la sostenibilità al di sopra e al di sotto di una certa età, e quindi questo può dare anche degli spunti, no? Forse su come modulare i linguaggi per voi, molti tra voi sono comunicatori della sostenibilità e di questi temi. E chiudendo davvero, eccoci qui, abbiamo, se andiamo avanti con le slide, la nota metodologica che a seguire nella slide successiva ci riepiloga. Qui diciamo c'è una riga nera che misteriosamente copre il campione di riferimento che però vi ho raccontato poco fa. Sono 1200 interviste a un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana per età, genere, titolo di studio e area di residenza. Chiudo davvero dicendo che questa ricerca sull'opinione pubblica che abbiamo condotto come U-Trend per la Fondazione Pensiero Solido ci dà alcune indicazioni su elementi che possono essere forse un utile punto nave per tutti voi che comunicate questi temi: le fonti, il tipo di linguaggi e in un certo senso le aspettative che l'opinione pubblica nutre nei confronti di chi, a vario titolo, dalle aziende ai giornalisti, ai comunicatori, agli scienziati, si occupa di raccontare questi temi così importanti. Grazie dell'attenzione, grazie Antonio. Grazie Lorenzo, vieni. Allora, ci tengo ancora una volta a ringraziare Lorenzo per questo contributo che credo so essere apprezzato e utile per molti di noi. Non puoi andare via senza ricevere comunque l'oggetto, il Vaia Cube. Allora, vediamo il nostro Sergio, il nostro fotografo in arrivo per la foto di rito. Grazie, allora, grazie. Ci posizioniamo. Dovete avere pazienza perché questo è il rito che accompagna la nostra serata, quindi lo dico anche per Stefano Epifani che ci ha raggiunto, l'ho visto quando ti ho visto quando sei arrivato, ma ti saluto così. Vediamo il Cube. Bene. Posto, grazie. Prendilo, perfetto, grazie. Prendo anche il microfono, grazie.